Paolo Cioppi è il regista della Compagnia del Gallo. L'abbiamo visto che si intitola Questa dove la metti, ma cosa mettiamo? Cos'è questo da dove la metti? Mettersi in comodo, quindi è la storia di una persona, diciamo, che ha due mogli e quindi si deve dividere fra due case, ha tutta una sua agenda di orari, eccetera. Poi alla fine, dopo un incidente, capita una terza incomodo, che è un'altra donna o chissà chi è. E da lì, per nascondere il tutto, deve chiedere aiuto a un suo vicino di casa e inizia una bugia dietro l'altro. È la classica commedia degli equivoci, molto divertente. Noi con questa commedia abbiamo vinto il festival regionale di Varano, del festival dialettale, e abbiamo vinto altre manifestazioni. Dove siamo andati con questa commedia abbiamo sempre vinto dei primi, perché è una commedia, direi, non lo dico in maniera, molto divertente. Il festival di Varano è stato nominato e parliamo di Monteconero, è veramente un evento estivo che richiama tantissime persone, tantissimi appassionati, perché veramente oltretutto la cultura del dialettale nella nostra regione è veramente molto forte. Sì, è molto forte, ci siamo trovati molto bene, come d'altronde anche qui. Lì abbiamo vinto molti premi, anche qui, anzi ringrazio il presidente della Proloco, Gino Bartolucci, che ci invita ogni anno. Anche questa commedia l'abbiamo proposta qualche anno fa, devo dire. Adesso col Covid non avevamo una nuova, ma ci ha chiesto proprio questa, di riproporla, e noi lo facciamo molto volentieri. Speriamo di ridivertire tutte le persone insieme a noi, che noi siamo amatori, quindi senza tante pretese, però una risata senza mascherine in questi tempi, no? Speriamo tutti di poterla concedere e fare insieme col pubblico. Quanti anni lavorate? Una brevissima storia della vostra compagnia. Questa è la storia, allora questo mi devo dichiarare io, perché la compagnia nasce nel 76 addirittura. La compagnia nasce nel 76, l'unico superstite sono io, che sono rimasto presidente regista per quello, sono solo io. È nata, ai primi anni facevamo soltanto sketch, a una manifestazione canora che si chiama Gallo d'Oro, il Gallo, e ho presentato tantissimi, non so, una quindicina di volte, e poi facevamo solo sketch. Poi ci siamo messi a fare commedie, anche se devo dire che la prima commedia che abbiamo fatto è stata nel 77, I Promessi Sposi. Allora eravo liceale e quindi I Promessi Sposi è stata la prima commedia che abbiamo fatto. Complimenti, ci divertiremo di sicuro. Grazie, grazie. No, spero di sì, anzi sono convinto, ma non lo voglio dire. Grazie.